la Repubblica di Venezia. Dal 400 all'800 fu molto importante soprattutto per la Fiera della Maddalena o Fiera Franca, la fiera che oggi conosciamo come Fiera di Sant'Agostino, che avviene l'ultima settimana d'agosto. E questa fiera, soprattutto nel 700, divenne così importante da portare poi a un ampliamento della città e molti mercanti venivano da tutte le città portuali in Europa. Senigallia non fu mai però un grande porto, ma appunto più importante per il mercato. E sotto il dominio del Ducato di Urbino, Senigallia ebbe un'importante ascesa commerciale, e non solo appunto per la grande amicizia che aveva con Firenze e con Venezia, ma anche perché il porto era situato all'interno delle mura e quindi anche tutti i magazzini, quindi le navi erano protette dalle incursioni esterne perché non erano affacciate verso il mare, ma erano proprio all'interno della città. E infatti inizialmente la zona del porto era stata esclusa dalla fortificazione prevista secondo i progetti, che vedeva appunto la cinta muraria, faccio vedere, vedeva, ecco, questa era la prima cinta muraria che arrivava fino qua, mentre poi questo ampliamento successivo che includeva, questa è la zona porto, e come possiamo vedere gli edifici erano disposti a stecca rispetto alla via principale e praticamente questi magazzini erano molto importanti e vi erano le merci importate dal Levante, quindi da tutte le città d'Oriente. E infatti vediamo che in questa zona le vie prendono nomi di città orientali come Corinto, come Rodi, come via Corfù di là, e infatti proprio ciascuna via aveva all'interno i magazzini di queste città da cui prendono il nome. Inoltre questa zona fu molto importante nel 1500 perché iniziarono a nascere le prime abitazioni per il porto, per i mercanti, appunto aspettavano i magazzini, poi vi era uno squeo che era un cantiere navale che serviva sia per la riparazione che per la costruzione di navi, e vi era anche un lazzaretto per tutti quei mercanti che giungevano da fuori per evitare, diciamo, diffusione di peste che erano molto comuni. Quando appunto i Malatesta cinsero le mura di Senigallia, questa parte divenne molto prima. Prima i Malatesta fecero la prima fortificazione e poi dopo i della Rovere. E adesso mia compagna Sara vi parlerà soprattutto della porta Lambertina. Ciao, io sono Sara e in pratica il rione a quel tempo appariva ben difeso. Era in contatto principalmente con il fiume navigabile, ma rimaneva isolata rispetto al nucleo cittadino, perché era diviso dalla città da una seconda cinta di mura, e che dopo prenderà il posto della mura, erano i porti circolani di oggi, insomma. E queste mura nel 1740 cadranno perché Papa Benedetto XIV, dopo l'ampliamento, tramite il primo ampliamento della città, fece sistemare il corso, tagliare le mura e inoltre tracciare la principale strada maggiore, che sarebbe l'attuale via Carducci, cioè questa. E inoltre una parte del progetto era aprire le mura per sviluppare la porta Lambertina. E la porta Lambertina fu progettata da Alessandro Rossi e Giuseppe Maria Ercolani, e inoltre venne costruita, insomma, nel 1751. Questo ampliamento di Papa Benedetto XIV prevedeva tre porte: porta Lambertina che andava verso Fano, porta della Marina che andava verso Ancona e porta Urbana che andava verso la montagna. Se volete vedere, questa era la porta, insomma, in fine 800. E infatti nel 1885 la porta Lambertina non si presentava come oggi, come un arco di trionfo, ma era incastonata nelle mura roveresche. Uh-huh. E di fronte alla porta c'era un largo piazzale che dava respiro alla sua facciata e permetteva di vedere questo fondale scenografico già dall'inizio della via Carducci, della strada maggiore, insomma.
Con l'arrivo dei Giacobini la porta si modifica perché tolsero la tiara e inoltre l'iscrizione latina fu semi rovinata, ma poi venne riscritta. E Porta Lambertina, detta anche Porta Fano, insieme a Porta Mazzini, è una delle uniche porte, delle sette porte sopravvissute che permettevano ad accedere in città. E grazie all'armoniosa architettura di stile classico e esaltata dalla purezza della pietra d'Istria, è sicuramente uno dei monumenti più belli di Sirigaglia, insieme alla Rocca e ai Porti Ercolani, può ben rappresentare l'identità storica di Sirigaglia. E appunto la porta presentava al fianco delle quinte di mura, ma negli anni 20, nella metà dell'Ottocento, queste quinte di mura vennero tolte affinché i mezzi pubblici potessero passare. E inoltre là dietro negli anni 20 fu costruito un bottinificio che aveva una facciata Liberty e che si trasformò di conseguenza in un cinema all'aperto che si chiamava l'Arena Italia, ma qualche anno fa fu buttato giù per costruire dei palazzi, insomma, degli appartamenti. L'architetto ha detto fortuna che lo fanno il palazzo così copre la porta che è brutta. Ma veramente? Sì, è una riunione brutta. Purtroppo infatti questo ingresso che era Liberty era stato molto comunque bello e anni 20 comunque è una bella esempio architettonico e invece è stato buttato giù per costruire degli appartamenti. Ok, abbiamo finito, adesso Norva vi accompagno alla chiesa del posto. Grazie. Grazie.